procuratevi un filo d'acciaio elastico semirigido, differenziali, perline e pietre dure a vostro piacimento, un anellino, una pinza e un gancio. Cominciate prendendo il filo d'acciaio elastico semirigido e infilatevi i materiali che preferite. Possono essere perline o pietre dure di vario genere e colore o anche differenziali più o meno elaborati. Servendovi della pinza, piegate una delle estremità del filo in modo da formare un anello. In questo modo avrete raggiunto due scopi, sia quello di realizzare una parte della chiusura del braccialetto, sia quello di fermare i materiali inseriti. Continuate poi a infilare perline e pietre finché non avrete raggiunto la lunghezza necessaria per chiudere il braccialetto. Ora non vi resta che ultimare il meccanismo di chiusura. Infilate perciò nell'estremità del filo rimasta libera un gancetto che fermerete chiudendo il filo con la pinza. Il gancio andrà poi a infilarsi nell'anellino dell'altra estremità, chiudendo il braccialetto. Come ultimo passaggio fate quindi la prova del funzionamento della chiusura. Vi ricordiamo che per realizzare questo braccialetto non sono necessari materiali o attrezzi molto elaborati. Bastano un filo d'acciaio elastico semirigido, perline e pietre dure, una pinza, un gancetto e un anellino.